Ciao a tutti amici, bentornati. Oggi parliamo di un autore inglese che a me piace molto, molto prolifico e scrive davvero bene. L'autore è James Hedley Chase, nasce nel 1906 e muore nel 1985. Ha scritto tantissimi libri, oltre 50 dei suoi libri sono stati riportati al cinema, per cui immaginatevi quanti sono. Questo, Niente orchidee per Miss Blandish, è il suo primo romanzo. E sono stati tratti più di una versione cinematografica. È molto bello, parla del rapimento di una ragazza che viene passata di mano da due diverse bande, si innamora di uno dei suoi rapitori, poi è drogata, eccetera. E a me piace molto perché non parla del classico omicidio serial killer come ci sono oggi, ma parla di tante cose diverse. C'è la rapina a banca, la rapina a furgone blindato, il rapimento di una ragazza, il furto di gioielli. Di solito questo è uno dei miei preferiti, Il mondo in tasca, dove c'è una banda di incapaci e incompetenti che tenta di fare il colpo della vita al furgone blindato e poi finisce tutto male praticamente. Avete presente il film Quel pomeriggio di un giorno da cani con Al Pacino? È una storia del genere, insomma, non è stato tratto da questo libro, ma il racconto è simile. Ci sono dei poveri disperati che tentano di fare il colpaccio. E finisce tutto male. Questo, Furia Omicida, parla di al Festival di Cannes il figlio, il rampollo di un produttore cinematografico ricco, nulla facente, annoiato, eccetera, decide di commettere un delitto tanto per vedere cosa si prova, per vedere se riusciranno a prenderlo, per vedere se lo cattureranno, ma senza un motivo preciso, non c'è una ragione per il delitto. I personaggi dei libri di questo autore sono tutti. Non è il giallo classico, ecco, sono dei gialli molto particolari, vi dicevo. E poi di solito i protagonisti sono dei personaggi normali, non è il ladro professionista, il rapinatore professionista. A me piace molto per come è scritto, per il ritmo, perché è molto incalzante, molto appassionante, perché non sono il solito omicidio serial killer, ma sono storie diverse, perché i protagonisti tante volte sono delle persone normali, comuni, che si trovano a fare un colpo, magari per cercare di sbarcare il lunario, eccetera, poi si trovano catapultati in una serie di problemi e non riescono più a uscirne, insomma. Ve li consiglio, ne ha scritti tantissimi, ha scritto un centinaio di libri, vi ho detto. Già prima, oltre 50 sono stati tradotti al cinema, per cui non saprei neanche quali dirvi esattamente. L'autore è molto bravo. Se lo trovate, James Hedley Chase, leggeteli tutti perché sono uno più bello dell'altro, ve li consiglio. Fatemi sapere se piace anche a voi, iscrivetevi al canale, consigliate il video ai vostri amici se vi è piaciuto. Grazie, ciao.